Faccio una piccola premessa. Allora, girare questa tipologia di video non è sicuramente facile. Avevo già provato a girare questo video tempo fa, ma poi non so per quale motivo non me la sono sentita e non l'ho voluto pubblicare. Oggi invece credo di essere pronta a condividere con voi un tema così importante e spero che possa essere d'aiuto a tante altre ragazze o donne nella stessa situazione, o più o meno. Eccoci ritornati, bentrovati o benvenuti a chi per la prima volta capita in questo video e nel mio canale. Io sono Giovanna e voi siete su Chiacchiere Rossetti e come avrete capito è un canale dove bene o male si affrontano diverse tematiche, parliamo di tanti argomenti. Mi piace sempre dire che sul mio canale si parla di tutto e di un po'. E oggi voglio condividere con voi, come avevo d'altronde già fatto più o meno un 2 mesetti fa sul mio profilo Instagram, nelle mie storie, un tema che è un pochettino delicato, credo, perché è normale, si tratta comunque di argomenti molto intimi, molto delicati, che toccano molto la sensibilità di una donna e che non tutte sono disposte appunto a mettere un po' così in piazza, come potrebbe essere appunto sui social. Però quello che ho capito dalla volta scorsa, da quando mi sono aperta nelle mie storie e vi ho parlato di questo disagio che io stavo vivendo e che stavo vivendo anche in maniera abbastanza forte, abbastanza pesante, mi ha aiutato tanto. Sì, perché comunque parlare con voi mi ha aiutato in primis a sentirmi meno sola, perché pochi minuti dopo aver pubblicato le stories in cui vi parlavo della mia frustrazione, della mia rabbia nel non riuscire a poter godere di un periodo talmente bello per una donna come quello della maternità, mi avete veramente inondata di messaggi e mi avete scritto veramente in tantissime. Ho ricevuto diverse tipologie di messaggi, messaggi da parte di ragazze e di donne che come me, nella mia stessa situazione, stanno affrontando dei periodi un pochettino duri, estenuanti e stressanti, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché magari siamo in un periodo in cui ci sentiamo pronte finalmente a cambiare vita e a iniziare un percorso che stravolge completamente la vita sia di una coppia che di una donna, come quello appunto della maternità, del desiderio di una gravidanza. E tante altre ragazze che invece hanno avuto magari delle esperienze simili, ma che adesso hanno il loro bimbo, la loro bimba nella loro vita. Insomma, mi avete veramente raccontato tantissime storie e io sono veramente rimasta sorpresa da quanta comprensione, da quanta solidarietà e da quanto affetto femminile si possa ricevere anche da persone che di fatto non conosciamo. E questa cosa mi ha fatto veramente tanto tanto bene, perché un dolore, una sofferenza che fino a quel momento mi tenevo magari dentro di me e non condividevo con nessuno, se non con il mio compagno che, per quanto possa essere un uomo maturo, un marito che ti ama, certe cose comunque penso non le possa capire, non le possa comprendere appieno, proprio perché comunque non è una donna, quindi un uomo ti può aiutare, ti può consolare, può essere la tua spalla, però non riesce come una donna a darti determinati consigli, a farti capire veramente quanto possa lei stessa capire la tua sofferenza. Quindi ho deciso di girare questa tipologia di video anche qua su YouTube perché penso che anche qui sia importante condividere con voi questo messaggio. Se sono arrivata qui oggi a parlarvi in questo video con questo sorriso e con questa faccia abbastanza tranquilla, rilassata, anzi quasi gioiosa, è perché sono arrivata ad elaborare un pochettino il tutto con una certa serenità. Adesso vi spiego tutto quanto bene, vi spiego un pochettino il mio percorso, vi spiego. Oh, scusate, non ho tolto la suoneria dal telefono.
Ok, eccomi, scusatemi, adesso ho silenziato l'iPhone. Allora, di che cosa parliamo in questo video? L'avete capito benissimo perché il titolo non ha bisogno di spiegazioni, di una gravidanza che non arriva, di una gravidanza magari tanto desiderata, tanto sognata, tanto sperata, tanto attesa, ma che qui tarda ad arrivare, perché dopo mesi in cui si comincia a fare le cose in un certo modo, quindi diversamente da come si è sempre fatto, non arriva a nessun risultato. E c'è da premettere che io e mio marito siamo sempre stati un po' impostati in questa modalità qui. Ce la godiamo fino a che possiamo, finché abbiamo la nostra libertà, finché abbiamo voglia di viaggiare, stiamo bene in due, ci piace essere così indipendenti, lo facciamo. Finché non sentiamo il desiderio di mettere su una famiglia, noi non vogliamo render conto a nessuno, si può dire tra virgolette, e quindi pensiamo veramente a goderci la nostra vita. Cosa succede? Che comunque quasi inevitabilmente, io credo, a un certo punto nella vita di una donna comincia piano piano a cambiare qualcosa. E quindi se fino a un po' di tempo fa dicevi no, no, io figli no, i bambini no, mi piace guardare quelli degli altri, ma io non ne voglio, ragazzi, quel qualcosa scatta. Ed è quello che è capitato a me. Quindi fino a 2 anni fa non avrei mai pensato o comunque non consideravo l'idea di mettere su famiglia. Invece da 2 annetti, ecco, qualcosa nella mia testa, nel mio cuoricino, ha cominciato a cambiare e comincio a guardare i bimbi delle tue amiche, dei tuoi amici in maniera diversa e ti vengono gli occhi a cuoricino quando vedi dei bambini piccolini che magari sorridono, che magari, insomma, lo sappiamo tutte quante, no? Non c'è bisogno di stare a descrivere quali sono le emozioni o che cosa ti si smuove dentro quando il senso materno proprio comincia a farsi sentire. Quindi va da sé che io e mio marito abbiamo detto ok, va bene, ci proviamo, cominciamo questo percorso, questa strada, che oramai dura da un pochettino di tempo. Allora, ovvio dire che sia io che mio marito abbiamo fatto delle visite, dei controlli, tuttora io devo fare ancora qualche visita, magari con qualche specialista, anche perché una donna si trova poi a dover cominciare un percorso anche qui tra medici, specialisti, e fai questa visita qua per vedere questo, fai quella visita là per vedere quello. E diciamo che lungo il cammino ci si demoralizza anche un pochettino, no? Perché magari e ti propongono di fare tante visite, tante cose, e dici: mamma mia, però, ma che fatica! Ma non pensavo che per rimanere incinta bisognasse fare tutte queste cose, tutte queste visite. Quindi diciamo anche che quando non avviene in maniera così normale, spontanea, come dovrebbe essere, già solo questo, già il saper di dover fare diverse visite, comincia già a pesarti un pochettino a livello psicologico e già cominci magari a vivere la cosa in maniera diversa, non più rilassata. Comunque, se la cosa vi interessa, poi vi terrò aggiornati dopo che sia io che mio marito avremo fatto gli ultimi controlli, le ultime visite per cercare di capire meglio il perché magari, ecco, questa gravidanza non arriva. Però non volevo tanto soffermarmi su questo, cioè non voglio parlare di visite, di percorsi da dover fare perché non sono assolutamente la persona adatta e sono nelle mani appunto del mio medico e quindi mi faccio guidare dal mio medico per quanto riguarda le varie cose, i vari step da dover fare. Ma sono qui più che altro per dare un messaggio, non dico di speranza, ma di sollievo per tante donne. Questo perché? Perché comunque io mi sono trovata ad affrontare un periodo che è durato quasi un mesetto, dove io in pratica non vivevo quasi più. Cioè, a livello mentale io mi ero spenta. Passavo delle giornate in cui ero, si può dire, proprio depressa, cioè non ero depressa al punto che mi alzavo e magari non mi volevo lavare, non mi volevo vestire, non volevo fare nulla nelle mie giornate, perché per fortuna io sono una persona abbastanza dinamica, abbastanza solare, che ha sempre energia, sempre voglia di fare tante cose, però diciamo che magari mi ero un pochettino più chiusa in me, perché questo pensiero costante del non riuscire a rimanere incinta aveva forse prevalso su tutti gli altri pensieri, no? Si era proprio impossessato di me al 100% ed era diventato il mio chiodo fisso, era quasi diventata la mia ragione di vita.
E questo mi aveva portato ad essere una Giovanna diversa, ad essere una Giovanna diversa sia nei confronti di mio marito, nei confronti magari anche del lavoro, mi approcciavo diversamente, ero cambiata. E me la vivevo male, me la vivevo proprio male, quindi la classica frustrazione nel vedere ogni mese il ciclo che ti tornava, l'arrabbiarsi perché anche quel mese non ero riuscita, non eravamo riusciti a portare un pochettino a termine, no, la nostra missione, perché dopo, vuoi o non vuoi, comunque nella testa di una donna si innesca questo pensiero, questo sistema, diventa quasi una sfida e veramente ragazze è pesante. Io credo che se siete qui a guardare questo video è perché magari vi siete trovate o vi trovate in questo momento in quella condizione lì e sono certa, sono sicura che capiate al mille per mille le sensazioni di cui vi sto parlando, perché credo che quasi ogni donna che sia alla ricerca di una gravidanza e che magari sta faticando a riuscire appunto ad ottenerla, a realizzare questo desiderio, credo che ogni donna abbia provato queste sensazioni di rabbia, di frustrazione, di nervosismo, un po' di depressione. E se sono qui è perché ci tengo a condividere con voi questo messaggio e a farvi capire che non vale assolutamente la pena rovinarsi delle giornate, dei mesi, per questo pensiero. La gravidanza deve essere una cosa bella, un momento bello nella vita di una donna, un momento da ricordare e da ricordare. Io mi auguro in maniera positiva e non in maniera negativa. Frustrazione, rabbia, risentimento, credo siano proprio controproducenti. Io penso tanto che il potere mentale condizioni tanto anche il potere fisico. Quindi porsi in una condizione così ostile, semplicemente perché magari stiamo impiegando più tempo rispetto ad altre persone, sia sbagliato. Poi, ci tengo a precisare che tante donne hanno proprio magari determinate problematiche, hanno determinate situazioni che sono difficili, complesse, bisogna veramente fare dei percorsi lunghi con dei medici, fare interventi, operazioni, quindi io questo veramente lo capisco, lo comprendo. Tante ragazze mi hanno scritto su Instagram che hanno dovuto fare dei percorsi del genere e io veramente tutta la mia solidarietà, tutto il mio affetto, perché capisco che per una donna diventa una cosa talmente forte che quasi ti annienta. Perché comunque abbiamo la concezione che fare un figlio, rimanere incinta, debba essere una cosa naturale, perché fa parte appunto della nostra vita, della nostra genetica, è così da secoli e secoli e quindi diamo per scontato che debba essere una cosa che a tutti debba capitare, debba succedere, qualora lo vogliano, lo desiderino. E invece tante volte è una cosa molto 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 complicata, quindi veramente a chi affronta dei percorsi anche di fecondazione assistita, prova più e più volte senza purtroppo riuscire a rimanere incinta, io veramente capisco, è proprio, è difficile, è brutto, è pesante. E credo veramente che ti chiudi in te stesso, ce l'hai con il mondo, sei arrabbiato e qui mi rendo conto che sia veramente difficile. Però ecco, un messaggio che mi ha fatto tanto tanto riflettere, che mi è arrivato su Instagram da parte tra l'altro di una mia cara amica di infanzia, che adesso non vedo da tanto tempo perché quando vivevo a Milano appunto ci frequentavamo, mi ha fatto veramente tanto riflettere. Mi ha fatto, in pratica ve lo riassumo brevemente, non mi ricordo le testuali parole, ma il succo del messaggio era che noi donne comunque non possiamo essere considerate donne di categoria B se non abbiamo dei figli. Non possiamo permetterci di sentirci incomplete o di non sentirci delle donne con dei valori solo per il fatto che magari per qualsiasi motivazione non possiamo avere dei figli. È la società che ci vuole far credere che una donna sia completa quando ha famiglia, quando ha lavoro, quando ha dei figli, ma non è così, perché non esistono donne di categoria A che sono donne con i figli e donne di categoria B che sono donne senza figli. Quindi questo veramente è stato un messaggio molto forte. Adesso se lo ritrovo nei direct, magari vi metto qui lo screenshot con proprio le parole esatte, perché le parole che ha utilizzato questa mia amica sono state veramente mirate, concentrate, veramente mi hanno proprio dato uno schiaffo in faccia, proprio in quel periodo in cui io me la stavo vivendo male, mi sentivo quasi appunto
una donna che non fosse appunto a posto, no? Perché poi ti scatta questo pensiero, non riesci a rimanere incinta, sicuramente hai qualcosa che non va e quindi sei una donna, appunto, non dico di categoria B, però ecco, hai qualcosa che non va, non puoi rimanere incinta, non puoi avere figli, che donna sei? Ecco perché. Tante volte purtroppo anche questi pensieri qui scattano poi nella nostra mente e invece non è assolutamente così. Quindi veramente sto cercando di elaborare la cosa in maniera diversa, cioè di raggiungere una certa serenità mentale e arrivare a dire io farò tutto quello che dovrò fare per riuscire ad avere una gravidanza, se non dovesse succedere, perché ci possono essere veramente tantissime, tantissime dinamiche. Conosco di donne, anche una mia collega, che ha fatto tantissimi esami, tantissimi accertamenti, ha provato diverse volte la fecondazione assistita, è tutto normale, cioè non ha patologie, non ha problemi, non ha malformazioni uterino, robe che ne so, qualsiasi cosa, ha fatto il mondo. Eppure purtroppo non è mai riuscita a rimanere incinta, quindi a volte proprio non si sa per quale motivo, cioè una donna purtroppo non può riuscire a coronare questo sogno. Ho sentito parlare diverse volte di incompatibilità chimica, quindi tra uomo e donna. Quindi può essere che magari a volte succeda anche questo. Adesso ecco, ho perso il filo del discorso. Comunque, dicevo che sto cercando di arrivare ad una certa serenità mentale, perché comunque l'idea di non riuscire magari paradossalmente a poter veramente rimanere incinta mi destava tanta, tanta tristezza. E invece adesso sono riuscita a raggiungere una certa serenità che mi porta a dire se ci riuscirò bene, ecco, stavo dicendo, io farò tutto quello che sarà necessario, senza però dover torturare troppo il mio corpo. Ci sono alcune donne che hanno provato tante, diverse volte la fecondazione assistita e sono state male, comunque hanno sofferto, perché comunque non sono delle passeggiate, ragazze, cioè sono bombardamenti di ormoni e a livello fisico e psicologico veramente sono pesanti. Quindi non voglio arrivare a dover devastare il mio organismo e anche la mia integrità mentale e psicologica, e finché si tratta di dover fare degli esami, degli accertamenti, dei piccoli interventini, come probabilmente dovrò fare a breve, se le cose non si smuovono, se qualcosa qui non cambia, non si sblocca, lo farò. Però appunto rispettando sempre me stessa, sempre il mio corpo, sempre amandomi, sempre amando tantissimo comunque il mio compagno. E continuando comunque a cercare il nostro equilibrio e la nostra armonia. Noi siamo una coppia che sta molto bene insieme, infatti noi ci siamo sempre detti che noi stiamo bene così. Dal momento in cui abbiamo cominciato a voler provare ad avere appunto un figlio e abbiamo visto che cominciava magari a volerci un pochettino più di tempo, ci potevano essere delle piccole complicazioni. Vi ho parlato l'anno scorso, se vi ricordate, in alcuni vlog di questa, non è una malformazione, ma è una forma un pochettino particolare dell'utero, che è l'utero a forma di cuore, e magari ecco il nocciolo di tutto quanto potrebbe essere proprio questa cosa qui. Quindi probabilmente a breve, se dopo aver ricevuto i risultati di altri esami, tutto a posto, probabilmente dovrò, ecco, fare un piccolo interventino per risolvere un pochettino questa cosa qui e magari mi potrebbe aiutare appunto a rimanere incinta. Però ci siamo detti che noi comunque stiamo bene anche così, che se non dovesse arrivare un figlio, noi ci sentiamo pieni, colmi così. La vita ci vuole fare questo regalo, saremo ancora più felici, però noi siamo contenti, felici così della nostra vita, di quello che abbiamo costruito, di come continuiamo ogni giorno a vivere le nostre vite, per come ci rispettiamo, per come veramente siamo riusciti a completarci a vicenda. Quindi questo è un pochettino il messaggio che volevo condividere con voi oggi. Non buttatevi giù, non pensate che il mondo sia finito se non riuscite ad avere dei figli. Lo so che è una cosa bella, lo so che è una cosa che si desidera tanto e che veramente aiuterebbe tantissimo a cambiare le nostre vite. Però, ragazzi, donne,
Non sentiamoci veramente delle donne di categoria B, non roviniamoci veramente le nostre giornate, la nostra vita con questo tormento. Non serve veramente, non serve, non è propedeutico, non ci aiuta magari anche a predisporci in maniera positiva. Quindi cercate veramente di rivalutare un pochettino tutto quanto e soprattutto non chiudetevi in voi stesse, perché penso sia la cosa veramente più sbagliata che possa succedere. E parlatene, non abbiate vergogna, non abbiate vergogna di essere giudicate, di aprirvi, di parlare delle vostre debolezze, di piangere se vi viene voglia di piangere mentre parlate appunto con una cara amica o comunque con la persona che ritenete più adatta. Fate tutto quanto, perché tenersi dentro tutto quanto è la cosa peggiore che possa esistere. Non pensate di essere sole, soprattutto, perché ci sono tante altre donne che magari stanno vivendo come voi la stessa cosa, che magari come voi si tengono tutto dentro e non lasciano trapelare nulla fuori. Parliamo a vicenda dei nostri problemi, noi donne siamo forti, siamo solidali, apriamoci al dialogo, condividiamo le nostre esperienze, le nostre paure e vi assicuro che in cambio riceverete tanto affetto e anche tanti consigli, perché io ho ricevuto veramente anche tanti consigli utilissimi e tante ragazze raccontandomi delle loro esperienze mi hanno parlato dei percorsi che hanno fatto, mi hanno consigliato magari alcuni percorsi, alcune figure a cui potermi rivolgere, quindi parlare di queste cose secondo me fa solo che bene, aiuta noi a svuotarci, ad alleggerirci un pochettino di un peso, di un carico, di un macigno che ci portiamo dentro e possiamo appunto magari ricevere dei consigli veramente che ci possono cambiare la vita o che magari noi non avevamo mai pensato, non avevamo mai valutato e che possono a volte anche essere la chiave che veramente può cambiare tutto quanto. Quindi questo è il mio consiglio. Ripeto, io oggi sono qui a parlarne in maniera più serena, però vi assicuro che ho passato un mese come minimo dove io ero diventata un'altra persona, perché veramente non vivevo più e questo pensiero mi aveva completamente manipolata, aveva completamente cambiato le mie giornate, determinato il mio umore, i miei rapporti con le persone, mi ero veramente chiusa tanto 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 in me ed è stata una cosa sbagliatissima anche nei confronti di mio marito. Lui lo sapeva che io non ce l'avevo con lui, io glielo dicevo che ovviamente ero in un periodo ancora molto nervosa, non cercavo il pretesto per litigare con lui, non volevo essere nervosa, però purtroppo era un periodo che mi era sfuggito di mano, dove io non riuscivo più ad essere io, ad avere il controllo sulle cose, ma le cose, i sentimenti, gli avvenimenti avevano il controllo su di me. Ecco, spero che questo video possa essere veramente utile a tante donne, a tante ragazze. E si è affrontato anche il discorso dell'età, ecco, per concludere faccio questa piccola considerazione e poi chiudiamo qua il video perché non voglio dilungarmi troppo, però ecco, io a settembre avrò 36 anni e quindi diciamo che, come vi ho detto prima, ho cercato di godermela il più possibile, no? La mia libertà, la mia vita insieme a mio marito, però adesso che ho 36 anni ho questa sensazione che mi sia rimasto poco tempo per poter esaudire, diciamo, questo desiderio e forse anche per questo mi ero fatta così tante paranoie, mi ero veramente chiusa così tanto dentro me stessa, perché dicevo sto perdendo un sacco di tempo, il tempo passa, io divento sempre più grande, mi sento anche sempre più stanca, magari ho meno energie, mi tormentava anche questo pensiero qua, il fatto di essere più vecchia e magari di non avere le energie per poter poi seguire anche nei prossimi anni mio figlio o mia figlia, di ritrovarmi una donna stanca che magari non ha le energie per fare le cose insieme a mio figlio. Veramente ragazzi, mi sono fatta tantissime paranoie, quindi per fortuna, per quanto riguarda la scienza, la sanità, non saprei nemmeno io come dire nello specifico, si possono avere anche dei figli in età più adulta, no? Quindi non lasciamoci condizionare anche dall'età, ecco, cioè già abbiamo tanti pensieri quando non riusciamo a rimanere incinta, non riusciamo a poter vivere le gioie di una gravidanza, non mettiamoci anche questa cosa dell'età, perché forse è una delle ultime cose, uno proprio degli ultimi problemi.
Quindi spero veramente di poter trovare sotto questo video le storie di alcuni di voi o comunque spero di poter trovare un po' del vostro affetto o comunque se qualcuna ha voglia di raccontarsi, penso che possa far bene a tante altre persone che poi guarderanno il video e andranno a leggere sicuramente sotto nei commenti. Se avete voglia di scrivermi in privato, non avete voglia di lasciare dei commenti pubblici qua sotto YouTube perché non ve la sentite, però avete comunque voglia di aprirvi, di parlare, ma in una maniera un pochettino più protetta dietro uno scudo, mi potete scrivere tranquillamente su Instagram, nei direct, e il mio profilo Instagram è Chiacchiere Rossetti, quindi se non avete voglia, non ve la sentite di scrivere qua e di condividere qua in maniera pubblica le vostre storie, mi potete tranquillamente scrivere in privato, in direct e appunto rimane tutto tra di noi. Io vi mando un grosso bacio e spero che questo video veramente sia servito. Non sto a chiedere like in questo video perché non è un video dove devi andare a chiedere like, penso che possano venire spontanei, visto che abbiamo affrontato proprio un argomento, un tema talmente intimo, talmente forte, talmente potente, che se il mio messaggio è arrivato e se sono riuscita appunto ad arrivare con le mie parole a qualcuno, penso che il like venga veramente spontaneo. Alla prossima, ciao!